No, no, non può essere vero. No, non può essere vero. Oh mio Dio, ragazzi, ho fatto un sogno imbarazzante. Del tipo che in attacco su FIFA c'erano Dumbia, Ibarbo e Gervinho con doppia e tripla intesa. Non è possibile. Cosa? Potenta, parla ragazzi, qua Axelogic. Oh my god, ho di sole a sole, sono qui ragazzi. Come avrete potuto ben vedere, a presentarvi un video imbarazzante. Perché infatti Sabatini gioca a FIFA e ha deciso di comprarsi Ibarbo, Dumbia e poi di metterli insieme a Gervinho per formare l'attacco di uno scandaloso. Madonna, è veramente agghiacciante, è un qualcosa di fantastico. Comunque vi volevo chiedere di lasciare già un bel mi piace, perché come ormai sto dicendo in ogni video, però lo ripeto sempre, noi siamo una ruota che non deve mai fermarsi, quindi anche questo video deve raggiungere i 5.000 mi piace. Comunque ragazzi, ho visto che sono appena usciti, non vi voglio portare già adesso la rosa più buggata, o meglio la serie più buggata che possa esistere, poiché voglio provare Ibarbo dalla destra, dato che l'ho appena comprato, l'ho pagato tipo 24.750. Quindi adesso andrò proprio a random a farmi una squadra attorno a questi giocatori e andrò a provarli, anche se mi vengono già i brividi, perché non è possibile che sia successa una cosa simile. Gervinho, Ibarbo e Dumbia nella stessa squadra. Comunque non so se avete visto che qua, tipo, guardate che roba, mi sono scorticato, tipo. Ce l'abbiamo fatta. Poi volevo dare una piccola news, se possiamo così definirla. A brevissimo uscirà, in questi giorni uscirà un mio pack opening veramente speciale, cioè che devo ancora fare, ma credo sia speciale perché sarà una cosa particolare, dico solo questo. E poi il video con Mike e con Esi, quindi state tuned, molti video stanno arrivando. Comunque, primo sfidante, ma non è che mi interessi tanto della sua squadra, perché tanto in attacco ne abbiamo Gervinho, Dumbia, Ibarbo. Direi ottima cosa, tunnel e gol dell'avversario. Siamo partiti alla stragrande. Caspita, devo iniziare un po' a giocarci, perché a FIFA, no, in generale non sto più toccando la play. Ma fa niente, noi recupereremo. Oh signore, non faccio proprio schifo. Sono diventato imbarazzante da guardare. Meglio che giochi contro il computer le prossime partite. E perché infatti abbiamo già preso 2-0. Ottimo, ci siamo, noi ci siamo. Oh, ci farà fare un'azione, forse sì. Ci farà fare un'azione, no. No, no. L'ha proprio deciso. No, però, ma porco Giuda. E che palle, tre mi sa, Attenzione. Madonna, mi vergogno. Che schifo. Sarà 4. Palo! È un segno del destino. Dobbiamo andargli a fare gol. Ha preso anche palo. Segno del destino. Sì, però destino. Lui fa di una fortuna. Ogni rimpallo è suo. Tu a me non fai ste cose. Palla per Dumbia. Dumbia, dimostra di essere buggato. Dimostramelo. La parata. Che vede? Con un ottimo passaggio. Ibarbo che preferisce tirare. Non vorrei che cambiando di ruolo l'abbiano sbaggato, perché è possibile. Ottimo, Contrao che vede Fellaini. Marwan Fellaini la tira addosso al portiere, ma diciamo la palla va da Felix Baumgartner. Dumbia, dimostrami che non ti hanno sbaggato. 3-1, andiamocela a prendere. Grande Dumbia, dai, tienila, bravissimo. Sì così. Mangolan, bella. Oddio, e c'è il 3-2, andiamocela a prendere, 48esimo, sempre lui, Dumbia. Boom, dai, ci siamo. Non potevo rischiare, no, sì così, no, mi fanno il miracolo e poi fanno ste boiate. Ogni volta che sale fa gol. Dai, sì, Gervinho. Che gol ha fatto? Signor Gervinho, 70esimo, 4-3, dai, che mostro in tutti i sensi. Vai, mamma mia,
quindi vado, non sprecarla, pennellamela per il Tony Cruz 4-4, non ci crediamo. Tony Cruz quanto è forte di testa, sì così. E ora devi correre, Riparvo. E ora devi correre, non l'hanno sbagliato mica, Non l'hanno sbagliato. Cosa ha preso Contrao? Ora possiamo ripartire. Gervinho! No. Vincent, dovete fermarlo. No, mi arrabbio veramente. Mi arrabbio su... Che figlio di... Che schifo! No, non è giusto. Non merita niente, poi mi fa sto gol. Ma non è fisicamente possibile. Che... è l'assedio. L'avevamo assediato, ma vada via il kill, va. Ragazzi, sono amareggiatissimo. No. Cioè, è un qualcosa di fantastico quel trio. Veramente, mi è piaciuto, devo essere sincero. Però non possiamo perdere. Comunque, colgo l'occasione, dato che andrò a fare veramente lo squad builder degli squad builder. La squadra non più buggata di FIFA, ma più buggata della squadra più buggata. Cioè, veramente un qualcosa di fantastico. Vi voglio chiedere questo piccolo aiuto. Mi dovete scrivere, partendo dal portiere, andando poi per i difensori, passando poi per i difensori, infine, giungendo ai centrocampisti, dire quali sono i vostri giocatori preferiti buggati. Nel senso, i più buggati secondo voi, che insieme andremo a costituire il team imbattibile. Bella sta boccia e finalizziamo 1-0 al 14esimo, sempre lui, Dumbia. Allora, colgo l'occasione per dirvi che questo trio mi è piaciuto, ma forse nella squadra strabuggata iper mega super metterò il Barbo come punta, perché secondo me rende molto di più. Veramente Dumbia mi sembra rimasto tale, ma il Barbo un po' meno, forse è un po' calato. Tony Cruz, che gol ha fatto, signori! Che gol incredibile! Mamma mia! No, veramente, ha fatto un gol della Madonna, voglio rivederlo. Guardate un po', punizione, stava sui 30 metri secondo me. Madonna, che grandissimo gol! E il nostro avversario ha quittato, porca miseria, non... Vabbè, ve la faccio, Ragazzi, no, tecnicamente parlando non avrei tempo di farvi questa partita, ma ve la faccio. Quindi, lasciate un bel mi piace. E ci siamo... Siamo pronti, nuovo sfidante, Sfi Petrarca. Game over, bro. Oh my god. Porca vacca, ci sta sfidando. Ci sta sfidando. Ho appena fatto una boiata. Ma perché dico che è un assedio? Poi mi segna subito dopo. Madò, cioè gli prendo il... Ma vada via il Cuba. Dai, su. Bravo. Madonna Gerve. Gerve va dritto! Gervinho! No, madonna! Ma porca vacca, ho preso palo. Non vuole entrare. Ho appena fatto una boiata. Forse no. Vediamo se qua riusciamo. È un'azione da 10 lode. E ce l'abbiamo fatta! 1-1 al 43esimo! Indovinate un po'! Esatto, Dumbia, che acquistone si è fatta la Roma. Cioè, in tutti i sensi, secondo me è forte, merita anche nella vita reale. Bravissimo, cioè gli hanno migliorato il passaggio, che è una cosa fenomenale ai Barbo. L'unica cosa, pecca un po' nel tiro, ma il passaggio, fantastico. No. E c'è il bestione di lui, Barbo, che punta l'avversario in velocità. Ibarbo vuole fare un gol. Lo scatta da Dio! E c'è anche la finalizzazione! Vedete che dovevamo solo macinare un po'. 3-1, Ibarbo... Cioè, mi sta iniziando a piacere. E ragazzi, la partita è finita. Sono veramente contento che appunto la Roma abbia preso questi giocatori. Perché inizia... Cioè, veramente, vi divertirete un macello. Mi sono divertito, tranne nella prima partita che... Non dico che ho rosicato... Cioè, ho rosicato perché ho strameritato e ho perso, mannaggia. Ma poi nel resto, veramente, ci siamo strarifatti. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, provate questi giocatori che sono fenomenali. Come vedete, Man of the Match, Ibarbo e Gervinho. Poi lasciate un bel mi piace se volete. Scrivetemi dei giocatori buggati che vorreste vedere nel prossimo squad builder. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla. Sì, nel prossimo video. Ciao a tutti!